Rimettiamo in moto il paese. Questo è lo slogan per lo sciopero nazionale dei trasporti indetto dai sindacati FILT CGL, FIT CISL e UIL Trasporti. Il 24 luglio i lavoratori del settore incrociano le braccia. Il 26 sarà il turno di quelli del trasporto aereo. L'incontro tenutosi presso il Teatro delle Muse di Roma è servito a illustrare le ragioni dello sciopero. Sì, mettiamolo così, noi facciamo uno sciopero per amore di questo paese. Perché? Perché questo paese sono ormai decenni che ha completamente dimenticato di investire nella mobilità, nel trasporto, nelle infrastrutture della mobilità. È chiaro che su Roma e sul Lazio abbiamo dei problemi di totale assenza di infrastrutture, per quanto riguarda ad esempio soltanto, parlando di Roma, siamo l'unica metropoli che ha soltanto 3 metropolitane in confronto alle 10 di Berlino, per non parlare quello di Londra e quant'altro. Quindi noi chiediamo un investimento forte da parte della Regione e del Comune di Roma su quello che è la mobilità, un progetto di mobilità, una visione, ecco, una visione di futuro che metta insieme la Regione e il Comune di Roma, perché siamo convinti che soltanto se le due istituzioni siano in grado di colloquiare ci sarà poi l'opportunità di poter dare una risposta positiva alle esigenze che poi sono esigenze dei cittadini. Secondo i sindacati, senza un rafforzamento delle infrastrutture e dell'intermodalità, ovvero del trasporto attraverso unità standardizzate di carico, il paese rischia il collasso. Ancora una volta, il mondo del lavoro chiede alla politica l'indicazione di una visione d'insieme del sistema paese, un obiettivo che nell'attuale clima politico appare ancora lontano.